Buon pomeriggio, ben ritrovati. Primo appuntamento con il TG Oggi News, festa della Repubblica quest'oggi e festeggiamenti anche a Salerno, in particolare a Piazza Amendola, alla presenza del prefetto Malfi e delle autorità civili, militari e religiose. È stato omaggiato il tricolore. Ad accompagnare i solenni festeggiamenti anche gli studenti salernitani. Vediamo. Nel 71esimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana, un saluto agli uomini e alle donne delle nostre forze armate. Insieme a loro rendo omaggio ai tanti caduti lungo il difficile e sofferto cammino del nostro paese verso la libertà e la democrazia. È iniziato così il messaggio che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato al Capo di Stato Maggiore della Difesa, il Generale Claudio Graziano. Quella di oggi, del 2 giugno, è una celebrazione sempre più sentita da tutti i cittadini d'Italia che si riconoscono nel tricolore. Anche a Salerno, in Piazza Amendola, si è svolta la celebrazione per il 71esimo anniversario della festa della Repubblica, affidata al prefetto Salvatore Malfi, fortemente impegnato a garantire la coesione sociale e istituzionale e la sicurezza dei cittadini. Dopo la cerimonia dell'alzabandiera e l'inno di Mameli, eseguita dagli studenti della scuola media Monterisi, si è dato spazio stamani nella piazza antistante la prefettura e il comune di Salerno alla celebrazione della giornata, che ha fatto registrare momenti fortemente significative ed emozionanti, soprattutto quando sono state consegnate le onorificenze al merito della Repubblica Italiana concesse dal Presidente della Repubblica a cittadini residenti nella provincia di Salerno che si sono distinti nei diversi campi per impegno civico e sociale. Un attestato di benemerenza al merito civile concesso con decreto del Ministero dell'Interno ed una medaglia d'onore alla memoria di un concittadino deportato ed internato nei lager nazisti. A testimonianza del costante legame tra istituzione e giovani generazioni, in piazza non solo gli alunni della scuola Monterisi, ma anche gli studenti dell'Istituto Professionale Alberghiero di Stato Roberto Virtuoso. La città festeggia la Repubblica Italiana per ricordare il referendum con il quale nel 1946 si votò per scegliere tra Repubblica e Monarchia, ma anche la Repubblica festeggia i suoi figli più meritevoli. Così nelle sue dichiarazioni il prefetto Salvatore Malfi, sottolineando la necessità di riaffermare con forza i principi di uguaglianza e pari opportunità contro ogni discriminazione e per la difesa dei diritti delle donne, dei minori e delle persone svantaggiate. Sì, guardi, oggi festeggiamo la Repubblica, ma è anche la Repubblica che festeggia i suoi figli più meritevoli. Che questa onorificenza a volte sembra un atto formale. Invece vi posso assicurare che dietro vi è la storia di una vita di persone che veramente degnamente hanno rappresentato i valori fondamentali della nostra Repubblica. Oggi è una Repubblica sempre più viva. Viva nei bambini, viva nelle persone e vive nei comportamenti di noi tutti, che dobbiamo sempre ricordarci che questo è un paese, una nazione che deve rimanere unita e deve accompagnare ogni sfida che noi abbiamo nell'unitarietà delle posizioni. Non possiamo mai dividerci su qualunque argomento, perché i problemi veri, e noi come Stato siamo chiamati a gestire i problemi veri, e non solo dell'immigrazione, della sicurezza, dello sviluppo economico. Oggi c'era anche uno dei più grandi imprenditori salernitano qui da noi, proprio per rappresentare che sicurezza, legalità e sviluppo economico sono un tutt'uno. Una festa di appartenenza al tricolore, una festa che testimonia l'impegno delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza del territorio e quindi garantire la democrazia. Sì, guardate, la democrazia ovviamente è del popolo e noi come organo dello Stato ci sentiamo parte del popolo. Siamo i primi popolari, diciamo, a far vivere e a portare la nostra bandiera, ma la bandiera cammina se la portiamo tutti assieme. E quindi è sulle gambe di noi tutti, compreso chi in questo momento mi sta intervistando, che fa una comunicazione straordinariamente importante, quello di trasmettere sempre e di far vivere questi valori. Quindi una festa di gente, di popolo, di piazza, ma anche di istituzione e di intelligenza, perché anche chi ha la responsabilità generale delle cose deve sentirsi vero attore del popolo. Presente questa mattina in Piazza Amendola anche il questore di Salerno Enrico, che dopo aver
emesso ieri l'altro i primi DASPO urbani nella città di Salerno. Spiega le motivazioni e gli effetti del provvedimento ora regolamentato, come si sa, da un decreto legge firmato dal ministro degli interni Minniti. Pugno duro soprattutto nei confronti dei parcheggiatori abusivi. Vediamo. La legge prevede che il questore, su proposta della Polizia Municipale, possa adottare questi provvedimenti quando c'è la reiterazione del comportamento da parte del trasgressore, in questo caso il parcheggiatore abusivo. Garantire la liberazione del territorio da tutte le forme di oppressione. Dopo la firma dei primi 8 provvedimenti di DASPO urbano nei confronti di altrettanti parcheggiatori abusivi, il questore di Salerno Pasquale Enrico rimarca la necessità di incrementare i controlli per garantire, dopo l'emanazione del DASPO, il rispetto del provvedimento. Salerno, la seconda città campana ad aver applicato il DASPO urbano contro i parcheggiatori abusivi, punta ora a rafforzare i controlli per fare della città di Salerno una città più sicura, per dare ai cittadini la percezione della sicurezza. Guardiamacchine e parcheggiatori abusivi saranno dunque allontanati dal territorio ed in modo particolare nella zona dell'ospedale di via San Leonardo, in via Roma all'altezza del palazzo della provincia di piazza Cavour, nonché nella zona portuale nel molo Manfredi, in via Costantino l'Africano e all'altezza del polo nautico nella zona orientale della città. Non ci siamo fermati qui, ovviamente andiamo avanti anche perché il territorio è vasto e quindi io sono fermamente convinto che bisogna assicurare la piena e totale fruibilità di tutto il territorio, quindi noi continueremo su questa strada con la collaborazione della polizia locale. Ecco dottore, proprio negli ultimi tempi, soprattutto in prossimità dell'ospedale del Ruggi, si vedeva nascere nuovamente dei parcheggiatori abusivi. Sì, abbiamo stroncato anche lì il fenomeno. Ora però ci saranno dei controlli perché noi dobbiamo garantire, una volta emanato il provvedimento, dobbiamo garantire l'esatta esecuzione del provvedimento, il rispetto da parte del trasgressore. Ovviamente chi viola il provvedimento del questore sarà sottoposto a una sanzione penale, denunciato all'autorità giudiziaria e quindi andrà incontro a un processo penale. Questo ovviamente richiede grossi sforzi e maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine sul territorio, anche per verificare se hanno un DASPO. Sì, questo già lo abbiamo fatto, lo stiamo facendo, quindi il nome dei DASPati ormai è stato comunicato a tutte le forze dell'ordine, perché ove mai dovessero incorrere nella reiterazione saranno denunciati alla Procura della Repubblica. Comunque sul territorio noi continuiamo questa azione, come dicevo prima, perché dobbiamo garantire la liberazione dal territorio da questa forma di oppressione del cittadino. Ascoltavamo anche in precedenza, proprio dalle parole del prefetto di Salerno Malfi, oggi si festeggia anche il lavoro, i lavoratori, la festa della Repubblica. Il lavoro è uno dei diritti costituzionalmente sanciti. A proposito di lavori, è stato siglato finalmente, nel caso di aggiungere, il contratto di solidarietà per lo stabilimento delle fonderie Pisano. A comunicarlo la segreteria provinciale della FIOM CGL di Salerno. L'azienda, in vista della scadenza della cassa integrazione in deroga concessa per 6 mesi dalla regione Campania a dicembre scorso, aveva già rappresentato il permanere delle difficoltà di ripresa a pieno regime delle attività e le organizzazioni sindacali si erano rese parte attiva chiedendo un incontro in regione volto a verificare una eventuale possibilità di proroga della cassa. Questo strumento tuttavia non è più applicabile. Nel corso dell'incontro sindacale l'azienda ha denunciato il dimezzamento del fatturato sulla base dell'ultimo triennio e un esubero di 52 unità sulle 114 in forza presso lo stabilimento. A fronte di tale situazione i sindacati e le RSU hanno chiesto di ridurre al massimo l'impatto negativo sul piano sociale ricorrendo al contratto di solidarietà. L'accordo prevede una sospensione massima per tutti gli operai pari al 50% delle ore lavorabili a decorrere dal prossimo 5 giugno e per una durata di 24 mesi. Sin d'ora, dicono i sindacati, la società si è impegnata anche in vista di una prossima possibilità di delocalizzazione a proseguire nell'impegno costante di attuare un piano di interventi finalizzato al riequilibrio economico e all'auspicabile recupero della piena occupazione.
Ed ora ci occupiamo di viabilità, settore strategico in provincia di Salerno, in particolare il raccordo autostradale Salerno-Avellino, bollono in pentola diverse novità, ce le ha sostanziate questa mattina l'onorevole Tino Iannuzzi. Vediamo. Onorevole Tino Iannuzzi, ormai come da consuetudine ogni qualvolta arriva l'estate ci si pone l'interrogativo sull'autostrada, sul raccordo Salerno-Avellino, su se e quando ci saranno questi lavori di ammodernamento ma soprattutto di ampliamento della carreggiata. Ma questo è un tema che io seguo da anni e particolarmente ora dobbiamo muoverci con grande energia e con grande determinazione. I lavori della Salerno-Reggio sono terminati, sono ultimati, abbiamo un'autostrada moderna e funzionale. Per la quale abbiamo anche affermato il giusto principio di non prevedere il pagamento del pedaggio. Ora dobbiamo assolutamente realizzare la terza corsia, la messa in sicurezza del raccordo Salerno-Fratte Mercato San Severino, che funge da l'8-0 della Salerno-Reggio, come lo definisco, perché è la porta d'accesso dalla Caserta Roma alla Salerno-Reggio e quindi è parte integrante del sistema autostradale nazionale. Dopo che avevamo perduto i finanziamenti con il governo Berlusconi e dopo che la giunta Caldoro era rimasta ferma inerte, abbiamo recuperato integralmente il finanziamento di 237 milioni di euro per il primo stralcio da Salerno a Baronissi e il secondo stralcio da Baronissi a Mercato San Severino. La Regione Campania ha deliberato la localizzazione dell'opera, c'è stata una riunione importante promossa dal consigliere Cascone che ha riaffermato la condivisione sul progetto dei comuni interessati. Io ieri ho fatto un altro question time al Ministro del Rio in commissione lavori pubblici per avere la velocizzazione massima di tutte le procedure. Gli atti sono pronti, l'ANAS sta per trasmetterli al Ministero delle Infrastrutture per attivare la conferenza dei servizi sul progetto ed arrivare rapidamente all'approvazione finale da parte del CIPE. L'appaltabilità dell'opera è prevista per il 2018, questa scadenza la dobbiamo assolutamente rispettare ed avviare lavori a cantieri di un'opera che serve non solo a Salerno e alla nostra provincia ma all'Italia. A proposito di viabilità, sono ricoverati in gravi condizioni due fidanzati di 18 e 15 anni rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto sulla strada che collega Curteri e Sant'Angelo nei pressi di Mercato San Severino. I due erano a bordo del scooter quando, per cause da accertare, sono scontrati con un furgone. L'impatto è stato notevole, non privo di conseguenze per i due ragazzi che comunque indossavano il casco. Il giovane ha riportato un trauma cranico, varie fratture a costole, gambe e spalla, mentre ad avere la peggio è stata la ragazza che è ricoverata in coma farmacologico, le cui sue condizioni sono state monitorate attentamente dal personale medico per valutare eventuali danni alla colonna vertebrale nell'ipotesi poi di sottoporla ad un'operazione. Due in prognosi riservata non sarebbero comunque in pericolo di vita. È stata invece riesumata e sottoposta ad autopsia la salma di Maria Rosaria Santese, la ventenne di Battipaglia, deceduta due settimane fa dopo essere rimasta coinvolta in un incidente stradale in via Cupa Filette a Battipaglia. La decisione è stata presa dal sostituto procuratore della Repubblica di Salerno, Elena Cosentino, che coordina le indagini. L'obiettivo degli inquirenti è quello di stabilire esattamente le cause del decesso della giovane che lo scorso 19 maggio ha perso la vita mentre era in sella alla sua Vespa, scontrandosi con un SUV condotto da un 46enne, una 46enne anche lei di Battipaglia, ora indagata per omicidio colposo e dalla quale subito dopo l'incidente mortale è stata ritirata la patente di guida. Gli inquirenti e gli agenti della Polizia Municipale di Battipaglia sono a lavoro per fare piena luce sull'incidente e appurare se eventualmente ci sono responsabilità della donna che conduceva l'auto e della ragazza che era in sella allo scooter che poi è stato trascinato per diversi metri sull'asfalto. Gli investigatori poi, grazie ai tabulati telefonici, vogliono anche appurare l'eventuale utilizzo dei telefoni cellulari da parte delle due donne coinvolte nell'incidente mortale proprio mentre avveniva lo scooter. Una notizia di servizio. Operativo nel reparto farmacia del presso Ruggi d'Aragona, l'innovativo sistema robotizzato BusterPick per lo stoccaggio e l'erogazione dei farmaci nel magazzino centrale di farmacia. Tale sistema, di cui l'azienda si è dotata già nel 2011, era rimasto inutilizzato a causa di una mancata
integrazione con il sistema informativo aziendale che, non consentendo la completa automazione del processo, rendeva di fatto inefficace il sistema. Il direttore generale del Ruggi d'Aragona, dell'azienda universitaria ospedaliera Ruggi d'Aragona, Nicola Cantone, ha provveduto invece a disporre gli opportuni accorgimenti tecnici ed organizzativi che hanno così consentito di mettere a regime e quindi sfruttare pienamente la potenzialità del sistema. Ci trasferiamo ora a Cava dei Tirreni. Presto il corpo di polizia avrà un nuovo comandante. L'amministrazione Servalli ha dato incarico agli uffici preposti di indire una selezione per individuare un soggetto in quiescenza e a titolo gratuito che dovrà assumere il comando dei caschi bianchi metelliani per 12 mesi. Vediamo il servizio. Presto il corpo di polizia locale di Cava dei Tirreni avrà un nuovo comandante. Infatti nei giorni scorsi, con un'apposita delibera di giunta, l'amministrazione comunale ha dato incarico agli uffici preposti di indire una selezione per l'individuazione di una figura in possesso di tutti i requisiti previsti dalle normative che sarà chiamata a guidare i caschi bianchi metelliani per un determinato periodo di tempo. Nello specifico sarà attivata l'apposita procedura comparativa mediante pubblicazione di un avviso. Tra gli elementi essenziali del bando è specificato che l'incarico dirigenziale da conferire dovrà essere svolto a titolo gratuito, salvo rimborso spese documentate, per un periodo di 12 mesi che comunque non vada oltre la durata del mandato del sindaco. Alla selezione potranno partecipare i soggetti che, pur collocati in quiescenza, non abbiano raggiunto i limiti di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici, attualmente fissato in 66 anni e 7 mesi. Operazione questa che, come ha sottolineato il consigliere con delega alla polizia locale Giovanni Del Vecchio, sarà a costo zero per il comune metelliano, poiché è previsto soltanto un rimborso spesa. Inoltre si punta in tempi brevi ad indire anche un vero e proprio bando di concorso, sia per la nomina di un comandante da inserire in pianta stabile all'interno dei quadri dirigenziali dell'ente, che per implementare il numero di agenti di polizia locale, in quanto nei prossimi mesi sono previsti numerosi pensionamenti. Una carovana di auto d'epoca per 3 giorni farà tappa in alcuni dei siti architettonici, archeologici e turistici più interessanti della provincia di Salerno. Da oggi fino a domenica il tour denominato Sun Tour 2017 Classic Course Amalfi Coast to Lucana Coast prevede soste al Castello di Arechi di Salerno, poi ancora al Centro Storico di Eboli, al Parco Archeologico di Pestum, a Roscigno Vecchia, al convento Sant'Antuno di Polla e alla Certosa di San Lorenzo a Padula, in pratica tutti i principali siti turistici della provincia di Salerno. Le auto vintage nel pomeriggio di domenica 4 giugno poi concluderanno il loro percorso sulla costa cilentana nello scenario del porto di Scario. L'appuntamento promosso dal Rotary Club Sala Consiglia a Vallo di Diano vede la partecipazione di equipaggi provenienti dalla Campania, dal Lazio, dalla Puglia e dalla Toscana. Ora una servizio, notizia da poco giunta in redazione di cronaca, perché questa mattina si è verificata una rapina a mano armata a 2 stand del mercato ortofrutticolo di Nocera Pagani. Non è la prima volta che accade, e questa mattina il triste rituale proprio in concomitanza con i festeggiamenti in occasione della festa della Repubblica si è nuovamente configurato. 2 individui con il volto coperto da caschi integrali sono penetrati all'interno della struttura, appunto parliamo del mercato ortofrutticolo di Nocera Pagani, particolarmente frequentato soprattutto al mattino, e lì hanno minacciato gli operatori impadronendosi di denaro e anche di uno scooter. Si ripropone dunque il problema della sicurezza in un sito quale appunto il mercato ortofrutticolo di Nocera Pagani, già al centro di diverse polemiche e denunce nelle scorse settimane. Vediamo il servizio che ci ha appena giunto in redazione. Sta partendo.
cittadini che chiedono maggiore sicurezza, forze dell'ordine che intanto mettono a settaccio la città, esponenti politici che chiedono interventi all'amministrazione comunale. A Pagani tiene banco la questione sicurezza tra interventi e richieste. Dei bambini che giocavano tranquillamente in strada in una comune domenica, un funerale che stava varcando le porte della Basilica di Sant'Alfonso, poi d'improvviso le urla, un litigio, gli spari con un ferito ed una persona arrestata poco dopo. A distanza di una settimana Pagani è ancora scossa per quanto è accaduto qui in pieno centro domenica scorsa, a pochi passi da Piazza Sant'Alfonso. I cittadini chiedono maggiore sicurezza, dicono non ci sentiamo tranquilli, soprattutto per i nostri bambini, per i nostri nipoti. Le forze dell'ordine intanto non abbassano la guardia, ultimo in ordine di tempo il blitz nella zona di Via Lamia. Qui sono stati sequestrati dai carabinieri crack, cocaina, hashish e marijuana. Intanto il gruppo di Fratelli d'Italia indirizza una missiva al tenente dei carabinieri Angelo Chiantese. Ci aiuti, scrivono, a convincere il sindaco della necessità di attuare interventi minimi che possano eliminare o ridurre i disagi e i pericoli. Aiuti i cittadini a credere nelle istituzioni da cui si sentono abbandonati. Diverse le segnalazioni avanzate, da episodi di bullismo e microdelinquenza nella zona del parco urbano alla presenza di parcheggiatori abusivi nell'area del cimitero. E da chiedere maggiore sicurezza sono anche i cittadini. Per me non è giusto. Se si arriva su questo punto a Pagani, devono intervenire carabinieri, polizia oppure polizia locale, immediatamente, subito. Cosa stiamo parlando? La raccogliono il pensiero, come puoi chiedersi? No, non è sicuro. Il fatto che si spari con i bambini che giocano poche distanti per una lite, per una semplice lite, fanno paura questi episodi? Sì, fanno paura, molto paura. Chiamo la prima cosa la sicurezza per tutti, però mi dovete, ma ve la faccio io una domanda a lei, ma lei ha mai visto i ragazzi giocare a Pagani? Se non c'è un posto in cui ritrovarsi? Dove sta? Giocavano dentro al parco, diciamo, del santuario e il capo ha chiamato i carabinieri. È meglio oggi che diciamo così 15 anni fa, perché 15 anni fa veramente si sperava qua a Pagani, nel periodo dell'80-85. Adesso la situazione è più calma, è più meglio. Poi è capitato, come ha detto il collega, una cosa rara. Quindi lei si sente di dire che è tranquillo qui a Pagani? Sì, è tranquillo, perché il regime è così, Ive, che mo adesso è tranquillo Pagani. Il regime prima, gli anni 80, non era tranquillo, si sperava dappertutto. Potrebbe giocare tranquillamente i suoi bambini qua in strada a Pagani dopo quello che è successo domenica? Si ha paura? Non lo farei mai. Io sono un insegnante, quindi come insegnante le posso dire che non la vedo sicura la strada. Quindi per cui per me, io ho un figlio grande a 26 anni e da piccolo non ho mai giocato qui. Ho portato sempre. Ecco, l'episodio di spari per una lite creano comunque timore. Peggio di peggio, io non lo farei mai, io sinceramente ho paura. Pure per me stessa, le devo dire la verità, io ho paura a camminare per strada. Perché ormai è diventata una cosa impossibile, insicura proprio. Si chiede maggiore sicurezza a chi? All'amministrazione comunale anche? Certamente, prima di tutto all'amministrazione comunale, prima di tutto, perché io vigili non ne vedo mai. Da mercoledì attivo presso lo scalo tecnico del porto di San Marco di Castellabate, l'impianto di distribuzione del carburante, notizia utilissima e anche particolarmente attesa da parte dei diportisti che affollano soprattutto d'estate l'approdo cilentano. Vediamo. Da mercoledì 31 maggio è stato attivato presso lo scalo tecnico del porto di San Marco di Castellabate l'impianto di distribuzione di carburante. L'impianto sarà aperto tutti i giorni, con orario continuativo dalle ore 8.30 alle ore 20.30, garantendo la più ampia reperibilità del servizio offerto. Tale iniziativa si inserisce nella scia di interventi atti al miglioramento dei servizi presenti sul territorio e al potenziamento delle strutture e infrastrutture esistenti, nonché alla razionalizzazione degli stessi,
il porto di San Marco, afferma il sindaco Costabile Spinelli, ha da sempre una centralità nella nostra programmazione di interventi. La dotazione dello stesso di un impianto di distribuzione carburante autonomo è quanto mai fondamentale per un polo infrastrutturale che ha raggiunto negli anni una sempre maggiore ricettività, sia per la pesca che per il diporto. Ed ora diamo uno sguardo alla nostra pagina degli appuntamenti. Va bene, ora ti darò un bacetto, ma non farti illusioni. Al Cinema Teatro San Demetrio di Via Dalmazia a Salerno quest'oggi è in programma il film Pirati dei Caraibi, la vendetta di Salazar con Johnny Depp. Tre gli spettacoli alle ore 17, alle 19.30 e alle 22. Ingresso intero 7 euro, ridotto 5 euro. Per informazioni 089 22 04 89 www.cineteatrosandemetrio.it. Andiamo, ti divertirai, te lo prometto. È tempo di notizie meteo, la pubblicità e poi la pagina dello sport. In collaborazione con Eureka! Ho trovato la mia oasi di relax in città, tra spiaggia e piscina. Eureka, a Salerno in via Generale Clark 54, con ampio parcheggio. Info 089 33 49 23. Trascorri con noi le tue giornate d'estate. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni o velati. In montagna, soleggiato, ma con poche nubi sparse. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, schiarite prevalenti, ma con possibili brevi temporali. Previsioni del tempo, fornite da 3B Meteo. A pagina dello sport, subito il societario a Villa San Sebastiano. Lotito e Mezzalone hanno dato mandato a Fabiani per preparare il nuovo progetto tecnico per il prossimo campionato cadetto. Nei prossimi giorni, vertice anche alla presenza di Bollini. La Salernitana riconferma il budget della stagione appena conclusa. Vediamo. Ieri a Roma si sono gettate le basi per la Salernitana del domani. Lotito e Mezzaroma ripartono da Fabiani e Bollini. Il DS ha ricevuto l'investitura sebbene non abbia ancora firmato il nuovo contratto che lo legherà nuovamente al club Granata. Bollini invece sarà convocato tra martedì e mercoledì proprio da Fabiani al cospetto della proprietà, sempre a Roma, per trovare l'accordo economico e non solo. Sedere sulla panchina della Salernitana anche per la prossima stagione e cominciare a programmare il progetto tecnico. La Salernitana avrà lo stesso budget dello scorso anno, intorno ai 5 milioni di euro, con un diverso modus operandi in ottica rinforzi e tempestività nell'allestimento della rosa. Questo almeno quanto si è detto. A differenza del passato, stranamente, la riunione però ha rispettato tempi e durata, poco più di 2 ore. Un buon segnale. Ad attendere il DS c'era anche il socio e cognato di Lotito, Marco Mezzaroma. Al summit hanno partecipato pure il segretario della Salernitana De Rose ed il contabile del gruppo, Cavaliere. Facile immaginare che si sia parlato e tanto di numeri, introiti, spese, entrate, uscite. Insomma, il bilancio della scorsa stagione e la previsione per la prossima. Naturalmente è stato abbozzato anche il preventivo di quella che è ormai alle porte. Numeri alla mano, come detto, si ipotizza un portafoglio con circa 5 milioni di euro da spendere. Inutile dire che tutti si augurano che la spesa porti risultati migliori della salvezza tranquilla di quest'anno. La famosa asticella per alzarsi e puntare senza mezzi di termine ai playoff promozione dovrà trovare risorse nelle intuizioni del management e della stessa proprietà. Si punterà maggiormente sui giovani
integrandoli ad elementi più maturi per comporre un giusto mix di corsa ed esperienze. Caratteristica questa determinante per la serie cadetta, ma c'è di più. Non più contratti a lungo termine, magari anche meno onerosi rispetto al recente passato. Spendere sì, anche lo stesso, forse pure qualcosina in più, ma con maggiore attenzione a certe sfaccettature. La palla passa ora al tecnico di Poggio Rusco. Bollini sarà convocato a Roma tra martedì e mercoledì prossimo nello studio di Lotito. Soltanto durante l'incontro con l'allenatore si parlerà in maniera concreta di obiettivi e rinforzi. La sensazione è che Bollini, rispetto al passato, avrà un margine di manovra maggiore rispetto ai suoi predecessori. E allora quale sarà il progetto tecnico che Bollini presenterà a Fabiani e ovviamente alla proprietà? Il progetto sarà improntato sul 4-3-3, fondamentale allora per lo sviluppo il ritorno, o meglio dire i ritorni, di Gomis e di Minala, ma anche la riconferma di Coda. Vediamo. La firma è solo una formalità, tutt'altro invece il programma tecnico che bisognerà stilare, partendo possibilmente da un presupposto, la scelta del modulo. Bollini molto probabilmente chiederà di operare sul mercato tenendo ben presente la stella polare del 4-3-3, evitando così gli errori di costruzione e progettazione che hanno sempre caratterizzato le precedenti esperienze. Dunque, priorità alla spina dorsale della Salernitana, portiere, difensore centrale, centro mediano, centravanti. Teoricamente bisognerebbe occupare solo due caselle, in quanto per difesa ed attacco ci servono già in organico gli elementi giusti. Bernardini per la difesa, Coda per l'attacco. Gomis potrebbe essere l'uomo giusto per i pali, mentre per la mediana, Giorico e Gucer due buone soluzioni. Una volta individuata la spina dorsale, bisognerà poi individuare gli esterni. Vitale a sinistra è una garanzia, a destra bisogna invece scegliere l'esterno giusto. Per completare il tandem centrale, Tuia offre garanzie, ma è caccia ad un giocatore che sia qualcosa di diverso da una semplice alternativa. In mediana, Busellato, Minala, che rientrerà, e Ogier sono affidabilissimi, caccia aperta ad interni capaci di trovare con facilità la via del gol. In attacco poi, Sprocati dovrebbe far parte della rosa non appena riscattato. Poi, spazio ai nuovi innesti. Cicerelli della Paganese, Firenze, in prestito al club azzurro stellato ma di proprietà del Crotone, piacciono e tanto. Così come Rossi, come alternativa a Coda, e Palumbi, giovani di prospettiva della Lazio. Soprattutto Okonkwo, esterno classe 98 del Bologna, che Bollini ha espressamente chiesto. Tutto però passa necessariamente dalla soluzione di alcuni rebus di difficile soluzione. Cosa ne sarà di Donnarumma, ma anche di Schiavi, Zito e Rosina, questi ultimi tre appesantiti da contratti importanti e che nelle idee di tecnico e società non dovrebbero trovare spazio in una rosa rimodulata e riformulata. Il vero snodo del mercato granata allora è tutto qui. Si darà priorità alle partenze, condizione necessaria per riprogrammare, o invece si opererà a prescindere dalla soluzione di questi spinosissimi casi? Rebus che toccherà ovviamente alla società, alla proprietà, risolvere. Ora ci fermiamo pochi istanti di pausa, la pubblicità. Ci trasferiamo ora in Lega Pro, tempo di programmazione anche a Pagani, dove, salutato Gianluca Grassadonia, si ripartirà da Matrecano. Prima della partenza per le vacanze sono stati diversi giocatori che sono alternati nella sede del club per parlare di futuro. L'intenzione del club è quella di gettare le basi per un progetto pluriennale. La Paganese ha proposto un rinnovo contrattuale, in particolare al difensore Alcibiade e agli attaccanti Bollino e Reginaldo. Si potrebbe ripartire da questi tre giocatori che avrebbero dato la loro adesione di massima al presidente Trapani. L'intenzione degli azzurrostellati è quella anche di trattenere diversi giocatori arrivati in prestito a gennaio, come De Santis, Tascone e Firenze. Tutti e tre avrebbero manifestato la volontà di restare a Pagani. Il DS Bocchetti dovrà parlare con il Milan per De Santis, ma anche per Tascone con il Genoa, mentre per Firenze c'è da battere la concorrenza di diversi club di Serie B, in particolare della Salernitana, come dicevamo in precedenza, che ha già chiesto informazioni al Crotone, che è il club proprietario del cartellino dell'attaccante. È tutto per questa edizione del TG Oggi News, grazie per averci preferito. Appuntamento alle prossime, arrivederci.
Vuoi rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.